Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Siamo all'ultima conferenza di questa prima settimana di workshop. Stasera, cioè oggi pomeriggio in Italia e mattina in Paraguay, abbiamo con noi collegato Lucas Fuster. Lucas Fuster è stato già ospite di Wave. E proprio per questo è un collega architetto e anche molto amico con Marco Ballarin, che è dovuto partire in viaggio per lavoro e si collegherà con noi per fare un saluto e per dare il benvenuto a Lucas. Sì, buon pomeriggio a tutti, spero che mi sentiate. Io sono felice di avere qui, anche se online, Lucas e anche Maria Gloria Gutierrez, con cui da tanti anni abbiamo condiviso molti viaggi e molte esperienze legate a Venezia, città dove ho vissuto e conosciuto Lucas forse 12 anni fa, credo. E oggi siamo diventati grandi. Luca ha uno studio promettente, comunque un percorso importante. Mari ha un altro percorso importante, si trova da un'altra parte ancora. E niente, tutti e tre ci siamo conosciuti e formati grazie anche insieme a Javier Corvalán, che ha unito un po' le nostre strade e sempre anche ci ha permesso anche di lavorare con lui e di costruire un'esperienza condivisa attraverso che possa trasmettervi ecco, questa loro capacità all'architettura in un contesto molto particolare. A dopo. Marco non si sente. Ecco, immaginavamo che ci sarebbero stati problemi di questo tipo. Se Marco non riesce a riprendere la connessione perché è in viaggio, continuo io. Continuo. Sì. Allora, ci dispiace moltissimo, ma appunto il collegamento, come dicevamo, Marco era in viaggio per lavoro, quindi è riuscito a fare un breve saluto, ma non va avanti, quindi sono lieta, insomma, di presentarvi Lucas Fuster, che ha studiato all'Università Nacional de Asunción e ha anche fatto un master in architettura a Buenos Aires, oltre a essere appunto un conoscitore di Venezia perché è stato qui diverse volte per Wave, come anticipavo prima, con Sargiotti nell'ultima edizione, ma anche con Javier Corvalán, con il quale lui ancora comunque collabora. E i progetti di Lucas, ma adesso ce li mostrerà lui, cercano di coniugare l'architettura moderna con l'architettura tradizionale paraguayana, con una particolare attenzione a tutto ciò che è sostenibile e anche riciclabile, e quindi ad un'architettura, tra l'altro, una cosa che mi ha colpito molto, che si può montare, diciamo, tra virgolette, con le proprie mani. Correggimi se sbaglio, Lucas. Tra le altre cose, insomma, tra le interessanti cose che ha fatto, lui adesso è presidente del collettivo Acqua Alta, che è un altro filo conduttore che lo lega a Venezia. Infatti, il collettivo Acqua Alta si occupa di ricerca di architettura per la salvaguardia di alcune comunità residenti in aree allagabili. E questo collettivo ha anche, lo immaginate, lo potete immaginare dal nome, ha anche stipulato una convenzione con lo IUAV di Venezia e in particolare proprio con questo collettivo Lucas ha partecipato anche a una biennale di architettura nel 2014. Direi che basta con le introduzioni, lasciamo parlare Lucas che sicuramente saprà spiegarvi meglio di me i suoi progetti e il suo lavoro. E passo la parola a Lucas. Grazie. Grazie a tutti e all'equipo Way per questa presentazione. Io sono felice per stare questo anno come professore in Way. È algo grandissimo, mi piace molto.
Bueno, cominciamo. Solo grazie per tutti e per questa parola. Si vede? Sì. Ok. Un po' di questo che ha parlato Daniela, io ho nombrato la conferenza, si chiama High Tech Criollo, credo che in italiano sarebbe High Tech Creollo, ma non mi piace tanto questa parola o questo, come suona. Questa è una frase che sempre Corvalam ha detto, che è un po' che cosa, come facciamo la cosa qua in Paraguay, che facciamo high tech ma non dell'industria sino della ferramentaria, no? Perché non c'è tanto, o non c'è tanto soldi per fare le progetti. E un po' questo che ha parlato di progetto riciclabile o sostenibile, il mio discorso non è un discorso di riciclaggio, di to recycle, sino un discorso della immaginazione o di come l'intelligenza tiene la possibilità di riguardare, ricercare resources, recurso dove non si vedono sempre in la professione di architettura. Io penso che non c'è limite per fare architettura, sempre limiti, a veces sono del limite economico, no? Voglio cominciare con una parola che mi ha detto di come ha stato il Covid-19 in Paraguay. Ho ascoltato in la radio un'orazione che dice che una morte è una tragedia. Tanti morti sono statistica. Per capire come la situazione qua in Paraguay, devo dire che al dia di oggi abbiamo, penso che 20-22 morti. Questo è poco se lo comparamo con altri paesi, ma è tantissimo per ogni famiglia che ha perduto una persona, no? Ma questo penso che è perché il government, I don't like the government we have, però il government ha attuato bene, perché Paraguay ha pessimo, non so come si dice, malissimo sistema di salute qua. Non siamo preparati per una pandemia forte, come in Italia, come in Spagna, con tantissima quantità di infettato. Non teniamo la capacità ospitalaria. Il government ha attuato molto intelligente, temprano e prima. Abbiamo entrato in quarantena in marzo, sono 3-4 mesi, adesso andiamo nella terza fase della quarantena. Penso che questo è un poco per l'introduzione di come stiamo qua. Bueno, comincio con questo. Questa immagine è una immagine che mi piace mostrare perché è un poco che io sono, no? Mio padre è ingegnere, mia mamma è architetta. Questi sono i due mondi dove io è cresciuto, tantissima influenza per me. E questo è l'universo dove io lavoro, no? Sono tante cose, sono nel taller E, che è una cattedra della Facoltà di Architettura della Università Nazionale di Progetto,
donde yo sono profesore. Anche Acqua Alta, che è il collettivo di architetti e altre persone, altre professioni, che, dove facciamo lavoro che ha raccontato un poco Daniela. Anche Asimmetrico, che è un studio che compartiamo con Javier Corvalán, dove facciamo progetti di interesse pubblici. Sono un progetto di città o di grande scala, congiunto con un studio di ingegneria di mio padre. Anche tengo il mio lavoro personale, il mio studio personale, dove ho fatto un po' di altri lavori, e il laboratorio di architettura, che è il studio di Javier Corvalán, dove io lavoro 18 anni, tra più o meno. Del 2003. Bueno, comincio un po' con questa questione dell'educazione. In il taller abbiamo una cattedra, io sono professore degli studenti di secondo anno, il primer semestre del secondo anno. Questo fu un progetto che abbiamo fatto, un pavillon per il riposo, e un semestre accademici. Questo non è un workshop, questo è un semestre accademici, dove noi facciamo plastico grande per provare la struttura, come funzionano really, in realtà, no? Per fare prova di sforzo. Pensiamo, questo fu il primo anno che pensiamo che è interessante che gli studenti possano fare una esperienza di costruzione uno in uno, che sono qua, semestri accademici, tiene 4 mesi, facciamo il progetto e la ricerca di tutto per 3 mesi e mezzo, durante 2 settimane, più o meno come il workshop di Venezia, abbiamo costruito questo, che è una struttura di legno di rifiuto, come il pallet, ma no, non è pallet, ma sono di scatola di motore, con pochissimo soldi, perché la facoltà non c'è soldi per questa costruzione, non è la curricula accademica questo tipo di progetto, e la rete, questa è una rete che si utilizza nella pesca o per il volleyball. Abbiamo fatto una colletta con la vendita di sandwich e di cake per comprare questo. Entonces, un progetto di autogestione degli studenti, dove lei ha costruito un spazio per il riposo, che si utilizzano tantissimo nella facoltà. Già sono più o meno 3 anni che questo sta costruito. Mi piace moltissimo per mostrare agli studenti come la possibilità di la costruzione, no? Non è una cosa utopica, è possibile fare uno mismo. Questo fu dopo, facciamo questo osservatorio, non è un osservatorio per sé, se non è un'idea poetica di un osservatorio, una scusa, non so, para pensare o ripensare l'architettura. Anche questo si è fatto con materiali di rifiuto di lo perfilo di alluminio che si usano nella parete di cartongesso. Con questo rifiuto sono tutto pezzi piccolina. Abbiamo utilizzato questa trave reticolata in 2 dimensioni, tutte uguali ma 2 dimensioni. Come una catena di montaggio che dopo si insambla come una struttura reciproca. Chi tiene una forma quadrangolare per fuori e una forma ottagonale come un cono troccato, ma di un ottagono, che sta rivestito con una vestiti nero, no, vestiti, sì, vestiti nero, per guardare il cielo nella notte,
risguardando no, di la luce del carro e la luce dell'alumbrato pubblico, eccetera. La stessa cosa, questo ha sido un semestre accademici, tre mesi più per il progetto e dopo 2 o 3 settimane della costruzione. E, bueno, dopo c'è acqua alta, noi abbiamo un asciutto con un viaggio per la Biennale d'Architettura di Venezia del 2014 con Javier Corbalán, che ha sido invitato per partecipare, e come noi non abbiamo padiglioni di Paraguay in Venezia, decidiamo non fare una mostra solamente, una mostra, sino costruire un padiglione che il padiglione contenga la mostra. E noi chiamiamo Acqua Alta, per questo è come un joke, Acqua Alta di Venezia. E questa è una struttura che, mediante la deformazione di una pieza di legno, che è questa, di poca misura, quando si introduce l'acqua in questo bag, una borsa di acqua, questo si deforma e conforma nello spazio del padiglione e anche la mostra. Questo lo abbiamo fatto senza soldi del government, questo lo abbiamo fatto come, anche, come autogestione. Facciamo la prova in Paraguay per capire dove la struttura funziona male, dove si può rompere, per dopo andare a Venezia e costruire. Come non abbiamo soldi per contrattare chi fa la costruzione in Venezia, abbiamo portato 35 studenti di Paraguay, che lo abbiamo fatto noi. Fu un'esperienza di una settimana intensiva in Venezia, dove facciamo la costruzione, abbiamo portato anche la borsa, comprato un po' di materiale in Venezia. Fu un'esperienza bella, bellissima. Dove possiamo provare che nothing is impossible. Questo è una opera di Don Chisciotte, più o meno, perché tutti, io non so se tutti sanno che quanto si spende per il padiglione, per la mostra e la biennale. Noi abbiamo spenduto 10 o più di 10 volte meno che gli altri padiglioni, con un risultato che siamo contenti. Quando ritorniamo a Paraguay dopo la biennale, in giulio 2014, questa è la situazione di Paraguay. Abbiamo una acqua alta del rio Paraguay, e questa era un poco la situazione vicina a Asunción, anche in Asunción, dove tantissima, questa è una tragedia più grande per noi, sono 200.000 persone affettate, questo è un cimitero, e noi pensiamo come how we have to use the synergy we have dopo la biennale, pensiamo come possiamo aiutare, help the people. Costruiamo un ponte galleggiante, che è questo. Tutto questo ponte lo abbiamo fatto in una settimana, de che lo pensiamo, lo progettiamo e lo costruiamo con la gente di lugare, con materiale che ha nascito donato per il government o di donazione, io non so come si dice questo, ma abbiamo fatto questo piani per non tenere rifiuto di legno, e tutti i materiali si utilizzano 100%. Una catena di montaggio in un
lugar comune del, barrio e dopo lo ensamblamo e questo fu un ponte che lo abbiamo fatto due volte, un anno 2014 di 55 metri di lunghezza e 2015 di 95 metri di lunghezza. E anche pensiamo un imbarcadero, un porto per Nanawa, che è una città vicina a Asunción, ma tiene anche problema di acqua alta, e pensiamo un posto per le barca con la ombra, quello sta pensato tutto con big bags e uno palo di legno. Bueno, questa è la modificazione del model che lo abbiamo fatto come le bricoli di Venezia, e che tiene un sistema di contrappeso per elevare un po' il tetto in caso di acqua alta. Tutto questo lavoro con acqua alta sono senza soldi. Dobbiamo pensare come è possibile fare o pensare l'architettura senza questo sia un problema. Questo è un progetto non costruito di una situazione particolare per una fabbrica e anche abitazione in un lugar che si tiene anche acqua alta sopra il rio Paraguay. Bueno, mi piace tantissimo questo di ricercare un po' come è possibile abitare con l'acqua e non contro l'acqua. È un poco cosa che abbiamo apprendito, we learn of Venezia, no? Questo è tutto quello che è blu, l'acqua, e abbiamo fatto un canale che può convivere con l'acqua e una serie di infrastrutture dove si organizzano tutto intorno all'acqua per utilizzare il luogo tutto l'anno. Non so se va bene o è più veloce. Io penso andare, non aspettare un progetto specifico, sino andare veloce in tutto, perché penso che in una conferenza è più importante capire un po' la forma di pensare o la forma di lavorare, la logica di lavoro che spiega. Spiegare tutto specifico, no? Con questo studio asimmetrico in control, che era studio di ingegneria, noi facciamo un progetto, come abbiamo detto, per il government, progetti pubblici. Questo è un centro di frontiera, che è un confine di Paraguay con l'Argentina. È un porto secco dove c'è tantissima attività commerciale di prodotti che entrano e salgono di Paraguay, e questo è un predio di 24 ettari più o meno. Questa è l'ampliazione di un centro ospitalario, qua è il centro adesso, allora, e questa è quell'ampliazione delle consultorie, anche il parking per le carro. Altro ospitale, questo è l'ospitale di Barrio Breu, un ospitale pubblico di 50.000 metri quadri più o meno, una necessità urgente in Paraguay. Bueno, questo è un progetto che tiene basicamente tre elementi. Questa barra è tutte le abitazioni, questa è dove c'è tutta la parte medica, il quirofano, la terapia, la UTI, eccetera, e tutto questo zoccolo o la parte dei servizi generali. Anche lo stadio di calcio per il Club Olimpia, noi pensiamo che un stadio adesso non è possibile concepire un stadio solo per il calcio, sino che lo stadio deve conformare un'attività per tutti i giorni dell'anno,
e abbiamo introdotto un'arena per lo spettacolo, anche questo è tutto sistema di officina e hotelleria, office and hotel, e dopo un canale che per mettere la barca, per un sistema di mobilità per acqua con un porto e anche tutto un spazio pubblico. Qua tiene più o meno la dimensione della piazza San Marco, libero per tutti. Sono, entonces, questo è un progetto privato, ma noi pensiamo che è interessante di introdurre in tutte le attività private anche le attività pubbliche, tutto il piano base è per del libero accesso per l'attività di spazio pubblici. Questo è altro lavoro, non costruito, questo è un memorial. Questa è una maniera di operare che teniamo con Javier Corvalán, che non aspettiamo che il progetto venga, no? Sino noi nos piace tanto, when we are bored, pensare progetti. Questo non, qualcuno non ha domandato che pensavamo per fare per questo predio di 89 ettari per la guerra, per una memoria della guerra. E noi pensiamo un memorial di 1092 metri di lunghezza, perché sono delle giorni che ha durato la guerra. Questo è il terreno, tiene 35 metri di livello, e questo si mette qua, sometimes sopra, sometimes dentro della terra, e questo tiene un racconto, quando comincia la guerra con il fuoco e quando finire con l'acqua, la guerra e la pace, più o meno, e questa è una struttura così come di Lana Art, perché sono tutte le, questo palo di legno rappresentano ogni giorno della guerra, ma quando c'è una battaglia hai un spazio dedicato a questa battaglia con più informazione. Ma quando non è, questa è una struttura che conformano come una trincea, non so come si dice questo. Mari, si può chiedere, se di repente non so, può dire la parola. Sì, va bene, Luca, trincea, si capisce. Trincea. Sì. Una trincea virtuale, come la guerra, ma solo in un senso, si va di lato e questo è permeabile in tutto il parco dove stanno. Questi altri progetti della stessa forma, nessuno non ha veduto, noi sempre vediamo le avioni, ci dice, airplanes, aerei. Gli aerei di la guerra o gli aerei di Paraguay, che possiamo collocare in un museo per l'aviazione, per il museo aereo paraguayo, e questo lo pensiamo come si può fare questo senza tanto soldi, no? E pensiamo che ogni trave, che sono di differente misura, sono le travi come la seduta della chiesa, no? Che in l'antichità che la gente apportava, come si dice, Maria, apportare, donazione, sì, faceva delle donazioni. Come una donazione, se qualcuno apporta 1000, tiene una trave piccola, si apporta 5000, tiene una trave più alta, e si apporta 3000, una trave media. E si pone il suo nome qua e dopo abbiamo un museo per tutti, per le bambini, per le turisti, con tutto questo. Questo è un progetto, un anteprogetto, un'idea che abbiamo fatto e pensiamo che someday magari è possibile di fare. Anche questi progetti è una corte di giustizia militare,
Questo progetto sono di tantissimo rigore per noi, perché sono progetto per gli stati, bueno, fa un plano di che, perché si possa vedere un po' come noi lavoriamo, no? con tutto questo rigore dell'architettura dura, no? Che non sempre è possibile di costruire, no? Le tempi di stato, i tempi politici sono lo che marcano se questo si costruiscono o no. Lastimosamente non sempre questo è possibile. Questo è un progetto di un concorso di urbanismo che abbiamo ganato due anni tra con Javier e altre equipe e también Salvador Rueda che abbiamo invitato per partecipare. Questo è un progetto di 500 ettari nel nord della città, in una zona che è inundabile, tantissima acqua, si può vedere un po' come funziona questo della inondazione. Quello non solo la parte ambientale, che è la più importante, sino anche tutti i punti di vista, no? Il punto di vista economico e commerciale, per darle attività, vita a questa zona, a questo mercato. E altre volte l'acqua come parte, no, del progetto e non come una cosa contraria. Questa è la laguna in situazione normale, con tutta l'orto per le verdure, per huerta comunitaria, Marie, come si dice? Scusa Luca? Huerta comunitaria. È un orto comunitario. Un orto comune, sì. Un orto comune, ma che è possibile che continuare con l'acqua, o in una situazione estrema c'è questo, ma la città sigue funzionando. E questo è un edificio di officina per l'Itaipu. Itaipu è una represa, una idroelettrica grandissima, che si è costruito in parte, non è finita, ma una struttura che tiene solo tre appoggi, uno, due, tre, e dove tutti i progetti pendono di questa struttura. Si è costruito in parte come noi lo abbiamo pensato, in parte no. Questo lo mostro solo per capire un po' come è la situazione la difficile situazione dell'architettura in Paraguay, dove non sempre si rispettano tanto il progetto. Noi abbiamo pensato questo con le brisolei di legno, di legno di riforestazione. Il legno è una. Abbiamo abbastanza di legno buonissimo qua in Paraguay, ma they prefer the curtain wall of New York. Non sappiamo perché hanno posto il vetro così, il brisolei che è stato girato 30 gradi. Anche questo, no? Questo non è algo che mi piace, ma prefiero reirmi che llorar. Non le ha piaciuto le servizi di bagno nel piano primo, in piano base, e hanno costruito questo. Pensiamo che abbiamo parlato un poco se questo è possibile di andare via, perché non tiene nessuna cosa che vedere con il progetto, ma non è finito ancora. Bueno, e questo è un po' di mio lavoro, che questa è una piazza, si chiama la piazza del nostro sogno, la piazza di ogni dreams di noi. Mi è perduto con l'inglese. Dei nostri sogni. Sogni.
questa è un po' la situazione urbana di questo luogo, che è la periferia di Asunción, dove lo spazio pubblico è utilizzato per tutto, no? Questo è una lavatrice, gli animali, tutto succede qua in la strada, e questo penso che è una cosa buonissima, no? They are in a poor situation, ma still live with dignità, no? E questo sembra un po' d'Italia, no? Che come la tenditi tutte le vestiti in street. E questa era la situazione della piazza, è una piazza, una unica piazza per 30.000 abitanti, dove in la piazza non c'è spazio per i bambini, sono tutti gli spazi utilizzati per il sport, il volleyball, il football, mettono tutte le motociclette qua dentro la piazza, e le bambine solo tengono questa tires e un gioco senza gioco, no? Questa è la struttura di un gioco che non c'è gioco, e la gente che ha contrattato è un'associazione per l'infanzia, è un'associazione di Canada, e con un soldi di 20.000 dollari e dobbiamo fare un spazio così, di questo tamagno, come questo. Ma dobbiamo fare anche un processo partecipativo con le bambini di barrio, e tutti i bambini o tantissimi bambini hanno dibujato questo. L'idea di piazza per lui era questa, no? Questa struttura del gioco con la passarella, come si chiama questo? Scivolo. Scivolo, la scala e le gioco. Noi abbiamo proposto altre cose, come possiamo non solo intervenire in un spazio di 30 metri quadri, sino intervenire un terzo della piazza, ordinare un po' le sport e fare un piso, un piano che non c'è per maggiore attività, e si è costruito 550 metri di piso, come una, non so come si dice, vereda, Mari. Marciapiedi. Di marciapiedi, no? Come il preventivo era il mesmo, dobbiamo ricercare materiali che sono gratuiti. Questo è dell'industria ceramici, il rifiuto dell'industria ceramici che sono vicino a questa piazza, e anche il pneumatico, tires, non so come si dice questo. Pneumatico va bene, Luca. Sì. Ah, pneumatico? Sì. Qua il referente è Mad Max. Pensiamo che possiamo fare una, senza soldi, una piazza per il futuro, per che dure tantissimo, no? Come un futuro distopico di Mad Max, pensiamo che questa era una possibilità di fare tutto questo con le pneumatico che durano tantissimo tempo tantissimo tempo di vita, no? Quando non si utilizzano, solo una cosa sporca, e in cambio noi pensiamo che possiamo darle altre vita. Questo è un po' tutto il piso di le ceramiche rotte. Anche questa costruzione, lo che abbiamo fatto è una costruzione di questo gioco che hanno dibujato le bambini, ma più grandi, no? Di 80 metri di lunghezza, dove pendono tutte le gioco,
e anche questa passerella per giocare e anche costruiscono la ombra, che è di più importante in Paraguay, perché Paraguay è caldissimo più parte di l'anno. Questo un po' tiene questa forma per strutturare questa cosa lunga e fina, e qua la ombra, gli animali che si cercano alla piazza perché piace stare là. Io non so che passò qua. Ok, no, si è perduto qualcuna, ma non importa. Questa è altre opere. Questa è una pezza di una riforma, di una remodelazione di una casa dove io mi piace questa cosa del high tech criollo, del curtain wall, di gioco di parola. Questo è un curtain wall per Paraguay, con materiale di rifiuto, tutto questo vetro sono di rifiuto, e pensiamo in fare queste curtain wall con materiale di ferramentaria, no? Sono tutto materiale semplice, che si ha riutilizzato della remodelazione qualcuno e di altre opere, altri, e un po' qua il copy paste di Peter Sumter. Con questa tecnica mi piace tantissimo mostrare un po' tutta la referenza che sono il mio pensiero. Questo era una pizzeria che se devia, per un amico che si devia fare con pochissimo soldi, questo è l'ampliazione di spazio per la tavola, la sedia in fuori, e questo era una struttura di un tetto che è questa, che non si è utilizzato un po'. La referenza qua è questa opera di Sverfem, come che poi con pieza corta, pieza piccola di legno fare una pieza più lunga e strutturale. Questo sono lo legno che si usa per fare il calcestruzzo. Sono legno di poco soldi, che viene di una misura, e abbiamo pensato questo per la deformazione, anche per poter completare la lunghezza della trave. Un po' di dettaglio di come questo arrivano al suolo. Qua si può vedere che non c'è più questa prima struttura che ho mostrato, ma c'è un vetro, perché questo ha sido una permuta entre il vetraio che ha collocato questo e l'altra struttura ha portato il vetraio come permuta. E questo è Alberto, è il vetraio. Questa struttura, questa maglia, è stata fatta con le manico di scopa o bastoni di scopa. Si capire, no, Mari? Sì, sì, va bene, manico della scopa. Il manico della scopa che ha sido tagliato per costruire questo è una cosa semplice, tutto della ferramentaria, è questo che ho parlato prima. Con questo si fa un sistema costruttivo che qualcuno può fare, facile di trasportare anche, per la ombra nuovamente. Questa è una remodelazione di una casa di fine di settimana. Questo si è collocato qua per la planta, no? Perché la planta può fare la ombra dello spazio. E anche abbiamo fatto un ponte che abbiamo utilizzato la referenza di Da Vinci, di questo punto reciproco, perché c'è un,
un corso di acqua nel terreno. E, questa è mia casa è una casa degli anni 40 più o meno, è una casa chorizo, come si dice qua, non so come si dice questo in italiano, si lo fa, che sono una casa, le case che sono tutte connettate, tutti gli spazi connettati uno con l'altro e anche un spazio intermedio fuori ma bajo tetto. Questa era un po' la sezione della casa con 30% dipendente e questa era la relazione di un spazio con l'altro. Io non ho fatto il progetto come un progetto di restauro, no? O questa cosa patrimoniale. Mi piace più la questione patrimoniale come il, come si dice questo, se mi fu la parola, non so, scusa, se mi fu, in spagnolo se mi fu la parola, non la questione formale della, sino la questione, come si dice? Aspetta, no, non so, la questione spaziale, no? No, è questa la parola, ma è la questione spaziale del patrimonio, ma anche la questione formale, solo che abbiamo pensato è la tipologia, basta, potenziare la tipologia e fare un spazio più fluido del che era, e questo spazio allora sta tutto connettato. La cucina, la sala, il dormitorio, anche la pieza dei bambini, e solo se ha risguardato come era la facciata, tutto quello che ha sido intervenito fu potenziare questa tipologia con il cambio della pendiente del tetto di 30% al 50%, con una struttura metallica che permettono questo, sono tutte le pezze, per ogni pezzo di legno fa una pezza metallica distinta sezione, che è un po' questo, per permettere anche connettare l'spazio in altezza, no? Più altezza e più anche la comunicazione di tutto l'spazio in lunghezza della casa, questa è la parte nuova, un piano per accedere a una terrazza, che è questo. Questo è l'spazio che si è ganato e anche per la illuminazione di questa casa. Questo tipo di casa che sono tanto scura. Qua si può vedere come il tetto ha cresciuto, l'spazio interiore, questa è la porta del dormitorio, una porta di 2,40 m per 2,40 m che permettono questa connessione permanente. È un po' sempre, questa referenza non ha sido esplicita, ma è una referenza per me importante. Per questa casa atelier, questa atelier di Ossenfant, che tiene tutto connettato come una forma di vita, no? Che permettono tenere questo. Questo era l'spazio, adesso ha cambiato, mia casa tutto il tempo si cambiano, è come una work in progress permanente. E questo è fatto per ha nascito mio bambino, entonces non è un problema di sicurezza. Questo era mio studio prima, adesso è lo spazio di mio bambino, e qua è una colonna che ha sido fatta con il rifiuto di legno che si ha di tutta la demolizione, tutto sono pezzi di 15 cm per lato, più o meno, che funziona come una colonna a compressione.
tutte le mattoni che ha sono della demolizione, che ha sido, sono mattoni rotto, si ha costruito la parte nuova, e anche il muro e il piso. E dopo abbiamo pensato di costruire l'ombra nella terrazza, e abbiamo comprato legno di demolizione di altri luoghi. Sono legno buonissimo, ma a un costo molto di poco soldi, non so come si dice, molto barato. Questa referenza della carpinteria giapponese, questo è un incastro che mi piace tantissimo, il raggio di Jupiter, anche questo per le mucche, è un po' la referenza di come ha sido fatto questa trave, perché tenia più o meno 9 metri di lunghezza e ogni piece di legno solo 4 metri e 20. So, abbiamo fatto questa pieza per poter tenere una unica pieza di legno, ma questo tiene un problema di deformazione di 7 centimetri, che lo abbiamo soluzionato con questo, che è un tensore, per la deformazione della struttura. Questa è una struttura senza tetto, è una struttura per la planta, perché la planta può coprire per la ombra. E bueno, la referenza qua è l'Everence. Io penso che tantissimi architetti abbiamo fatto il copy-paste di l'Everence. Questa è un'opera bellissima. Mi piace mostrare di dove io sacco tutto questo immaginario, no? Qua. E anche mia casa, questa è una relazione personale con Venezia, sembra, perché mia casa tiene acqua alta, sta in una parte bassa, si può vedere come l'acqua ha entrato nella mia casa, ha rotto il muro di fuori, il portone ha andato via, qua si può vedere il portone in basso, questa è tutta l'acqua, questa è la strada. Ho dovuto fare una infrastruttura per l'acqua, per come è possibile di controllo di acqua, che l'acqua entri, no? Ma si possa controllare. Ho fatto questo muro di calcestruzzo per che il carro non andare via. E anche ho fatto 3 cose in una, no? E questo muro, e anche l'alberca, e anche l'officina, l'studio, il mio nuovo studio. La referenza è ovvia, no? Di scarpa, tanto dell'acqua, di come controllare l'acqua, e anche della scala. E questo è un po' come io penso il mio futuro studio, che si è costruito per fare un muro di contenzione, perché qua dentro di mia casa c'è un canale pluviale, c'è come una fondamenta, ma che non è pubblico, sino che è del mio terreno, perché l'acqua nasce, no? Cioè, tutta l'acqua viene, la parte più bassa di mia casa, e l'acqua entra, no? Per un canale, il canale va in bad conditions, io ho fatto un muro nuovo, che tiene questa forma, per la questione strutturale, in sopra c'è il studio, in basso c'è l'alberca, la pool, questo è un po' le plani per questo. Questa è una trave di 10 metri che tiene una colonna in centro, e qua è una trave in contrappeso che non tocca il suolo, per tenere 5 metri galleggiante di questa trave. Qua la the pool is 2 terzi
of the pool is sottotetto, ma abbiamo pensato come è possibile che il sole entrino in the pool. Questo è, in Paraguay è un po' intelligente perché il sole è fortissimo in estate. E questa sono un po' la struttura con tutto il legno di demolizione che io sto pensando per questa prima, questa l'altra per fare l'studio. Non piace tantissimo lavorare con il plastico grande come ho mostrato che lavoriamo nell'università, perché pensiamo che con questo è possibile di capire come funziona la struttura e poter disegnare la struttura noi, no? Bueno, solo due, penso che sono due opere di più, non so se quanto tempo già è venduto. Questo è un rifugio che ha sido pensato con il legno di deforestazione, se debbiano tagliare il legno per fare una strada in un terreno, entonces come possiamo convertire questo materiale in algo più interessante che andare in fuoco, no? Questo è il Swiss Pavilion di Peter Sumter, penso che il copy paste questa volta, e anche come si copia la legna, no? In montagna o anche per trasportare. Qua in Paraguay si chiama metro di legna perché si corta tutto in un metro. Noi lo abbiamo cortato tutto in mezzo metro e lo abbiamo collocato sopra una trave di calcestruccio prefabbricato con questo sistema che sono i sistemi proprio di legna, e questo è un po' il risultato. Tutto questo sta tensato, tiene tensione per sopportare, e questo è l'spazio, il rifugio, che è un spazio per mangiare, un spazio familiare per mia famiglia, per mangiare, per la celebrazione. Qua è un po' la tavola, è una tavola, è un piso di pietra, è una tavola di pietra anche, che è un poco qua anche tutto il copy paste di Corvalan e Smilkan Radic, e pusimo questo sopra questo e facciamo la tavola. Questo lo penso perché mi diverto un po' pensare così. E qua dopo deve venire, non so come si dice, la parrilla per il fuoco. A che? Anche questo è una finestra per il paesaggio che sta conformata come questo di Donald Judd, ma questo non si è costruito anche allora. Questa è l'ultima opera che voglio mostrare. Questo anche è una opera che abbiamo fatto con gli studenti, ma non l'ho posto con gli studenti nella parte della facoltà perché è è di più ampio, no? Questo l'anno tra ha sido la BIAU, la Biennale di Architettura e Urbanismo di Iberoamerica. Io sono il curatore. Un anno fa, Luca. Un anno fa, io sono il curatore, dobbiamo fare una costruzione in un barrio, nel barrio della Chacarita, con una costruzione, non abbiamo detto quanto, come di grande deve essere, ma abbiamo un preventivo di 1000 euro. Noi pensiamo che lo interessante era, c'è 12 luoghi pubblici dove si poteva intervenire,
Ma noi, come siamo le paraguayani, no, e gli altri sono tutti invitati, pensiamo che le dobbiamo lasciare gli spazi pubblici, l'invitato, e noi tomiamo un spazio più difficile, no? Un spazio privato, ma come possiamo convertire un spazio privato in pubblico? Questo era un po' il pensiero del progetto. Questa era una casa di un artista, di un attore di teatro, che abbiamo parlato con sua figlia, di convertire questo per 5 anni a cambio della permuta della costruzione, e per questo funziona come un spazio pubblico. Questa era una casa di due piani, abbiamo demolito, come si dice, disarmato il piano prima, perché in bad conditions, e abbiamo pensato questo come un spazio di alternativo, un salone di uso multiplici, come un teatro o altre cose, e come possiamo fare la connessione del spazio di fuori con dentro, e fare la partecipazione della gente in questi spazi pubblici. Questo è un spazio di 9 metri per 4 metri più o meno, che abbiamo anche demolito tutte le mura interiore. Questo è come con queste ponte di Castelvecchio. Qua è l'spazio interiore dell'opera, che si chiama l'Augero di Visoka, il buco di Visoka, sarebbe, come Visoka era l'attore. Qua si vedono come si ha demolito il piano prima, e anche le muro, per fare un spazio come questo, con la connessione del ponte che attraversano l'spazio. Questo è anche una mostra di architettura paraguayana che abbiamo fatto per la Biennale, qua con la gente, con tutte le persone dentro. Questo ponte va in una terrazza fuori, e dopo entrano di volta qua. Questo è un progetto che si è fatto senza soldi. Quasi tutto ha sido per della permuta e di human resources, recursos humanos, non so se si dice qua in italiano, perché abbiamo involucrato risorse umane, perché abbiamo involucrato tanti le studenti della facoltà, ma gli studenti di una scuola di uffici, dove lei deve apprendere lavorando. Entonces siamo tantissime persone in questo, e questo è un lavoro che si è fatto, il progetto, ma dopo si è soluzionato con i materiali che si consigliano, una riforma completamente permanente di progetto. Qua un tensore inverso, perché il tetto era a punto di cadere, abbiamo fatto questo è un plastico, un modello in opera per poter dimensionare questa struttura che ho mostrato. Qua è un steel deck criollo, anche perché questo è un steel deck che è stato fatto con tutti i materiali della demolizione. Questa è la ciappa di metallo, questo sono le legno del tetto anteriore. E qua è un resumen di come si è fatto questo. 1000 euro è quello che non ha dato la Viau, ma è arrivato a $1000. Gli altri ricorsi, che sono José Tocuville e Paolo Amoure, che l'organizzazione della Biennale non ha conseguito più o meno questi soldi, e tutto il resto ha sido della permuta, dei materiali della demolizione, della persona della scuola taller di Asunción, che è la scuola di ufficio, e la studiante di La Fada. E il progetto l'abbiamo fatto con Nicolás Berger, che è anche professore adesso nella UAB, Sergio Ibarra, Guido Martínez e Javier Rodríguez Alcalá, con lo che abbiamo fatto. E questo era gli altri risorsi
e più importanti il mangiare con tutta questa gente era un poco la gasolina, il gas to the people per poter fare questo in tempo record. Lo abbiamo fatto più o meno in 2 mesi, no, non è finito adesso, ma in 2 mesi quello che si vede, no? Adesso questo barrio tiene un spazio culturale per uso pubblico, che penso che è la cosa più importante per noi. Questo è tutto, grazie per il tempo a tutti. Mi sentite? Sì. Grazie mille Lucas, sono veramente molto colpita anche per la quantità di lavori che ci hai mostrato, di lavori costruiti. Sei giovanissimo, ci diamo del tu, come sai in Italia non è così semplice costruire, quindi sono veramente colpita e penso che sia un buon esempio per i nostri studenti, insomma, da seguire, da vedere come si lavora anche da voi, anche se è una realtà completamente diversa. Ricordo agli studenti che possono fare delle domande usando la chat. Aspettiamo un attimo, se qualcuno fa delle domande, nel frattempo te le faccio io, se okay. Per te va bene. Dove il chat... Devo andare a Luca Futter Live Conference. Ok, in questo chat. Okay. Sì, se qualcuno fa le domande, vediamo se c'è qualcuno, intanto ti faccio una domanda io. Osservando i tuoi progetti, intanto ho visto molta curiosità, molta ricerca e anche divertimento, mi sembra, no? Però volevo farti questa domanda. Mi sembra di aver visto 2 categorie di progetto. C'è una parte di progetti dove tu usi molto i materiali che trovi, soprattutto anche nei posti dove non sono dei posti estremi, dove non ci sono risorse economiche. E c'è molta sperimentazione appunto di utilizzare materiale povero. Mentre, e mi ha colpito molto anche la frase che hai detto, che cerchi le risorse che non si vedono nella progettazione architettonica. Però abbiamo visto anche dei progetti con un committente molto forte, cioè con lo Stato per gli ospedali o clienti privati, quindi con soldi per un hotel, eccetera. Quindi mi sembrano 2 categorie diverse, no? Allora mi chiedevo, ma quando tu lavori per progetti anche... diciamo a una scala diversa, con appunto con committenti privati o lo Stato, eccetera, cerchi sempre di utilizzare il recupero dei materiali, oppure in quel caso è una cosa che non mettete in conto? No, perché per me il recupero dei materiali è un'opportunità, ma un'opportunità quando non c'è possibilità. Io lo che penso, noi pensiamo che non deve avere un limite per fare architettura. Sempre c'è una possibilità, se ti piace un po' le materialità. L'unico strumento importante qua è l'intelligenza, no? È la testa. Se con la testa possiamo soluzionare con materiale povero, penso che sempre è possibile. Ma quando è ma questo non è una regola per noi, per me, penso che quando c'è soldi, più importante, se questi progetti sono per le pubblici, per lo Stato, questo si costruiscono con soldi di tutte le popolazioni. Dobbiamo essere più seri e dobbiamo costruire con le materiali che tenga una lunghezza, una durazione nel tempo, e anche dipendono del tema, no? Un ospedale non è possibile
fare con legno di pallet o con pneumatico. Un ospedale deve siete costruite con materiali per la pulizia, no? L'acciaio o questo materiale nuovo di pietra che sono tutto pulizio. Oggi, dopo la pandemia, dopo il Covid, questo è di più importante e penso che cada materiale deve ubicarsi dove deve essere, no? Particolarmente non mi piace tanti le lavoro privato di piccola scala, no? Mi piace tantissimo utilizzare nostra professione per progetti pubblici, che sono per tantissime persone. Perché fare una casa, per esempio, una casa è per 5 persone, 6 persone. Quando fa un ospedale, fare un progetto per 1500 persone per giorni. Penso che questo non è che no fa il progetto privato, no, ma mi piace di più. E anche mi piace questo progetto che suona impossibile, no? La possibilità dello impossibile è una cosa che mi fa seduzione. Molto di questo progetto che sono privati, ma sono di amici. Amici che non c'è soldi, ti chiama perché tu sono architetti. Io penso che sono tantissimi materiali e che sono disponibili e che non sappiamo dove guardare, no? Ho una misura di mio lavoro con il mio lavoro di professore, no? Qua in Paraguay questo è possibile, penso che in Italia non è tanto possibile. Per me è la stessa cosa, lo che io penso con gli studenti è lo che io penso come professionale, è per questo che io le mostriamo questa possibilità di costruire senza soldi. È una questione dell'autogestione, penso che l'arma più potente per il capitalismo, per il consumismo. Il capitalismo ha distrutto tutto, realmente, i valori della persona, ha distrutto the world, l'ecologia, ha distrutto tutto. Sin embargo, andiamo adesso in il capitalismo e credo che la unica, non la unica, ma l'arma più forte è l'autogestione, no? Che se un po' di persone si giuntano e pensa che volete fare un'idea, questa idea è possibile. Desde l'architettura noi pensiamo questa cosa, io penso che desde tutta l'area è possibile, no? Non sempre si deve aspettare che c'è il soldi per fare un'opera di teatro, un'opera di cinema. Se tu guardano quanto costa un'opera di cinema è una impressionante, no? O quanto c'è qualcuna professione che se non c'è la quantità della ONG, tutte le ONG del mondo funzionano con tantissimi soldi e solo fa lavoro di paper, no? Paper, tantissimi soldi per fare il paper. Io I don't know. Penso che quando si può trasmettere che sì, è possibile, non solo il paper, è un respiro, no? Un poco di ossigeno. Grazie Lucas per questa tua visione di architettura impegnata nel sociale in un modo fresco e particolare. Ti faccio l'ultima domanda, poi però siamo costretti a chiudere per il tempo. Sì. Vedo che non ci sono domande degli studenti, quindi faccio l'ultima. L'hai già detto tu, però per ripeterlo un attimo, hai detto all'inizio che per capire chi sei, insomma, ci hai fatto vedere che tuo padre è ingegnere e tua mamma è architetto, quindi già questo per me dice molto. E volevo chiederti, nei tuoi progetti, sia a piccola scala che a grande scala,
Il discorso dei calcoli strutturali, quindi la parte ingegneristica, è una cosa che risolvi sempre tu oppure ti rivolgi ad altri ingegneri? E poi da quello che mi sembra che ho visto, mi sembra che è anche un modo molto empirico di lavorare, cioè che prosegui più per provini che per calcoli e disegni astratti. O sbaglio? Noi stiamo accostumbrati, si dice, accostumbrati in architettura che noi facciamo i disegni, cosa che non piace, l'spazio e tutto questo, e dopo lasciamo i piani per gli ingegneri e gli ingegneri risolvono. E dopo questo che noi abbiamo pensato non è la stessa cosa, perché si deve sopportare, ma noi abbiamo partecipato di questo disegno. Okay. E dobbiamo tappare, coprire, io non so. È una questione di preventivo, ma non il preventivo di soldi, ma uno preventivo di idea. Di fare una pensare una cosa, dopo coprire questa cosa perché non ha sido bene soluzionato. Noi pensiamo che la struttura è Vitruvio lo ha pensato, no? Certo. La struttura è parte importantissima, di tanto importante come la forma, come la funzione di una opera. Noi pensiamo e non piace tantissimo pensare la struttura noi. E la forma, perché noi non abbiamo capacità di calcolo, ma sì abbiamo capacità di fare un plastico con una misura e uno materiale che possa simulare un po' come funziona la struttura. E con questo noi, going to the ingegnere, per fare una discussione, ok, ossia, sì. È un po' un calcolo empirico, ma noi lavoriamo con ingegneri, per supposto, no? per fare il calcolo finale, per cose che sono piccole, no? Si può fare una cosa elementale con un plastico, già si può soluzionare, ma con cose che sono grandi o c'è una responsabilità più grande, sì, lavoriamo con gli ingegneri, però lavoriamo vicino agli ingegneri, più vicino agli ingegneri. Non tutti gli ingegneri piace lavorare con noi, ma qualcuno sì, si divertono un poco. E per noi la struttura è una parte importantissima della opera, è sempre come è fatta, no? Con tutti i materiali anche visto, no? La struttura vista, perché con questo si risguardano tantissimi soldi. Se lo disegnano bene, già sta listo. Si vede molto, si vede molto, però cioè, mi piace che lo ripeti per gli studenti, penso che sia importante capire questa cosa. Si vede dai tuoi progetti quello che dici. Capito? Ok, qua vedo due domande, trovo molto interessante il vostro modo di progettare dove la forma è determinata da questioni costruttive e non dalla ricerca di un'immagine o del problema di linguaggio. Ok, grazie. Si ha capito. Penso che capiscono un po' i tanglish. Buongiorno, ho notato che le referenze utilizzate sono principalmente europee. Questo fa pensare che il rapporto con il luogo non è così forte come in Italia. Soprattutto a Venezia è realmente così. Il rapporto con il luogo non è così forte come in Italia, soprattutto a Venezia è realmente così. Non so se non è importante. Un poco questo referente che ho utilizzato è un poco la referenza universale che noi abbiamo in architettura occidentale, no? Io tengo tantissimi referenti che sono di Latino America, che sono conosciuto, ma a volte non so se è posto tutto mio referente qua, no? È posto il referente che sono ovvio. Quando ho fatto i progetti, io non ho pensato in questo referente, io ho pensato in questo referente quando per fare la conferenza. Penso che è una
maniera di mostrare che noi non inventiamo nada, no? Siamo una collezione di immagini che abbiamo studiato e un po' sono un referente universale. In Paraguay è un luogo principalmente naturale, il nostro principale recurso sono la natura, non tanto il patrimonio costruito, sino che il patrimonio naturale è un poco per questo io utilizzo tanto, mi piace tanto utilizzare il legno, un po' il legno in tutta la forma, no? Un legno tagliato, ma anche il legno come questo rifugio. Non so se con questo posso rispondere a questo. Sì, mi sembra che il rapporto con il luogo, risponda a questo studente, in realtà è molto forte, anche se usi referenze occidentali del mondo europeo. In realtà è fortissimo, perché è proprio con la natura. Quindi c'è un'altra domanda. For the works that you show it that you are doing, they seem to happen empirically as experimentation. Are there working drawings for these projects or do they happen a conversation and postation making? We do everything. We make a lot. Sometimes are drawings with a un livello abbastanza rigore, ma lo che passa quando si lavorano con tutto questo materiale di rifiuto è che uno lo pensa, no? Lo disegna e dopo quando lo consigliano il materiale è altra cosa. Uno pensa che questo tiene una misura di 20 e dopo quando lo consigue tiene 25, entonces deve cambiare tutti i plani, eccetera. È un processo di plani che non servono, dopo un inventario, un Excel con tutte le misure, e dopo un plano che si attualizza, no? E quando si costruiscono, questo è altra cosa, o sea, c'è un processo di tutto, plani, modello, costruzione uno in uno, prova di materiale, ma non sempre c'è una certezza di che il piano si va a costruire tal qual il piano. Io penso che questa cosa di che il piano dell'architetto è una cosa che non si deve rispettare, non si può cambiare, no, per me non è certo. No? Io penso che io apprendo tantissimo quando lavoriamo con, come si dice, con the people of the construction, no? Il vitraio, il carpintero, si può modificare. Il piano è una guida per seguire, ma dopo tiene che tenere un po' di movimento per poter toccare e cambiare il progetto. Ok, penso che possiamo chiudere, perché purtroppo ci buttano fuori dall'università per queste nuove regole della pandemia, quindi purtroppo dobbiamo chiudere. Io ti ringrazio veramente moltissimo per questo intervento e niente, ci vediamo nei prossimi giorni di Wave, grazie ancora e saluto gli studenti e auguro a tutti un buon fine settimana. Ok, grazie mille Daniela, a tutti l'equipo di Wave. Ti salutano, sono dietro lo schermo. E tutti gli studenti che ha guardato questo. Grazie, ciao ciao.